Ragazzi, scusa, ritrovatevi al mio canale, bentornati signori in un nuovissimo episodio. The Last of Us siamo arrivati a doppia cifra, quindi siamo parecchio avanti. Siamo a teatro e lo scorso episodio Dina ci ha confessato di essere incinta. Ed Ellie non l'ha presa molto bene. Andiamo avanti. Ok ragazzi, ci siamo. Andiamo a fare un giretto e vediamo che cosa possiamo trovare o non trovare. Dina è rimasta là, ovviamente. Adesso vado qua dentro. Ma siamo in un teatro, abbiamo detto. Eccola. Ok. Vabbè, siamo al teatro. È giusto. Sento un altro rumore. Mi sa che qua a sinistra c'è quella. Allora, qua c'è la lettera di qualcuno. No. E si cabit. Oh. Scaletta. Questa è la scaletta, ok. È un... Era un concerto di quel gruppo musicale che abbiamo trovato anche nel centro di Seattle, ragazzi, vi ricordate? Da brividi. Non ci credo. Comincia quasi a sembrare musica. Ah, faccio pena. No. Ti mancano soltanto i calli sulle dita. Già. Dai, andiamo. È questo? Sì. Ah, cacchio. Flashback, ragazzi, con Joel. Sono tornati i ragazzini. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà. Un dinosauro? Smettila di insistere e non te lo dico. A me, raga, piaceva un botto il rapporto che c'era tra di loro, comunque. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? Un mucchio di gattini. Grazie. Sta attenta. Tranquillo. Ups. Ah! Pff.
Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte? Ti odio. Fammi far capire, ragazzi, che si... Ma nuotare non vuol dire agitarsi. Devi solo... spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla, bla, bla. Esatto, vedo che recepisci. Qua vogliamo farmi vedere, raga, che comunque si potrà nuotare. Allì, vieni, guarda. Vedi quel c'è? Visto? Oh. Di là, guarda. Sì. Ho visto. Sì. Sembra... Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. Dobbiamo passare sotto. Fai un bel respiro. Sì, nessun problema. Un cerchio ci si abbasserà. Professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dicono gli altri. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Dai, andiamo, Joel, seguimi. Un altro bel tuffo. Dove mi stai portando? Sa che devo farlo passare. Ah, è già sotto, ok. Un nuovo paio di scarpe? Ma quante ne hai? Non quante vorrei. Che Joel. Dai, aiutami. Vieni. Ok. Al diavolo, ci rinuncio. Era ora. Ma... per caso è un'enorme collezione di fumetti? Anzi no, una collezione di DVD. Sì. E quale delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare. Andiamo, dai, Joel. Aspetta, ma cosa c'è qui adesso? Vanno a fare un'escursione. Chissà se erano già a Jackson. Porca Joel. Eccoci. Questo è il tirannosauro di... È un dinosauro! Niente meno. Joel! Sorpresa. Il Tyrannosaurus porca Rex. Porca merda. Oh, porca vacca, un dinosauro. Il King of the Tyrant Lizards. Il re delle lucertole. Tiranne. Che bestione. Fammi vedere cosa ha disegnato. No. Dina Mia Crown. Quindi erano già Jackson. Dai, voglio salirci. Perché non posso. Oh sì. Che stai facendo? Ellie, attenta. Sto scalando un dinosauro. Sì, lo vedo. Cerca solo di non romperti l'osso del collo. Guardami! Sono su un cazzo di dinosauro! Ehi, sei impazzita? Non saltare! Aspetta, scendi. Piano. Yuhu, vai, salta. Ah! Ehi,
visto? Sì, ho visto. Sono stata brava? Sei stata brava a non... Wyoming Museum of Science and History. Che figata. Museo di Storia Naturale del Wyoming. Ma come l'hai trovato? Maria, è lei che ne ha parlato. Ho pensato potesse piacerti. Hai pensato bene. Questo cos'è? Un libro? Ma sui dinosauri. Mi piacciono i dinosauri, dai, raga. Vabbè. Lo sto proprio godendo questo momento con Joel, ragazzi. Vi dico la verità. C'è stato molto male per quello che gli è successo. Molto male. Guarda che artigli. Questo è un raptor. Quello è un velociraptor. In realtà è un di noi, Nico. Sono quasi sicuro che siano velociraptor. Sì, cioè, guardate l'artiglio. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Jurassic Park, poi. Vediamo cosa c'è qua. Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene. Michele è felicissima, raga. Avevo un bel rapporto comunque con Joy, a differenza di quello che abbiamo visto all'inizio del gioco, che sembrava che lei... Sognatus. Nome altisonante per questi scritti. Credo che comunque tutto verrà, sì, la verità verrà... Verrà a gala, raga, anche per il motivo per la quale lui... E in effetti sì. Lei erano un po' separati. Hanno girato un seguito, ma deludente. Qua c'è il triceratopo. Qua abbiamo il brachiosauro. Quello è lo stegosauro. Ah, ragazzi, i dinosauri mi piacevano un sacco. Cioè, più che altro guardavo un botto Jurassic Park da piccolo, quindi l'ho visto 20 volte. La mia. Cos'è nei bagni? Au. Sono io che ho fatto sta roba, eh. Fatto fa ridere, raga. Sembra un po' stupida, eh. Ma che faccia. Vabbè, basta. Oltre, ragazzi, crescere poi si diventa, si cambia. Quando sei più ragazzini, dite, voglio diventare grande, voglio diventare grande. Poi alla fine il Dimetrodon era un predatore alfa. Dimetrodon non lo conosco, non c'era su Jurassic Park. Un predatore super cazzuto. Oh. Eppure è piccolino. Era riferito a me. Gallimus. Questi c'erano, quelli che mangiavano i T-Rex. Gallimimus significa imitatore di galli. Imitatore di galli. Chi inventa questi nomi? Gli scienziati. Beh, che... i cretini. Ma che cretini, non i cretini proprio. Ok. Qua ci sono due dinosauri che fightano. Oh, un cappello. Ecco qui. Bello. Ok.
Ma va lì. Adesso c'è la mucca a piello. Andiamo su. Visitavi spesso musei? Sì. Sì, sarà, mia dorata. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. È un po' più di denti. Ehi! Ha un suo fascino. Te l'ho detto. No, mi sa che devo tornare giù. Da là si va avanti, voglio vedere la cosa c'è. Vai Gabbo, vai avanti, non mi interessa. No, non credo che diciate sta roba, raga, siete arrivati fin qua a guardare la serie. Oviraptor. Questo sembra un uccello. Beh, i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Minchia, guardate la testa del T-Rex, raga. Fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Guardate il velociraptor, quanto è piccolo. Andiamo avanti. Guardate il T-Rex, raga. Cioè, lì se la mangiava con un boccone. Guarda quanto è grosso questo teschio. Ma sapete che secondo me... Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. Sapete che secondo me questo museo qua... Cioè, esiste davvero sicuramente, ma secondo me è fatto proprio così. Sarebbe bellissimo, raga. Ci dovremmo informare poi. Cioè, effettivamente è fatto davvero così sto museo. Through the stars. No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Oh, ma smettila. Vediamo. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Quello è il Sole, la Terra, Mercurio, la Luna. Ma no, la Luna non c'è. Mercurio, volavo, Venere, tu, Terra. Ah, ok, ho capito. Bel sistema. Ah. Chissà che periodo dell'anno l'ho fermata sta cosa. Sarà la Luna. Quante volte siamo stati sulla Luna? Due. Sei volte. Sei sicura? Sì, sicura. Con me saranno sette. Ah, chissà se c'è lo SpaceX qua, sarebbe tanta roba, ragazzi. March. Ehi, Joel, indovina qual è stato il primo animale nello spazio. Questa la so, era una scimmia. No, erano mosche. Nel 1947. Ah, però. Per studiare le radiazioni ad alta quota. E sono sopravvissute. Sei in gamba, ragazzina. Grazie. Aspetta. Sono diventate super mosche? Cosa? No. Io non la sapevo sta cosa. Ci sono satelliti. Questa è una delle... Cos'è la prima macchina questa? Possibile. Questa è la macchina spaziale. E dov'è il volante? I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Aspetta, è quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla Luna, direi di no. Non lo sapevo, ragazzi, comunque questa è una lezione di storia, è impressionante. Guardate le tute spaziali, questa cosa secondo me è una capsula di uno shuttle. Mettiti il cappello, prego. Bellissimo. Ecco. Che odore c'è lì dentro? Di spazio. E polvere. Di questo che è più figo. Bello. Ma che roba.
E questa invece dovrebbe essere tipo quelle dove sono dentro gli astronauti quando li spediscono, li mandano nelle stazioni spaziali, no? Dopo di te. Occhio alla testa. Wow. Che figata. Bellissimo, raga. È pazzesco. Ok. Wow. Wow. Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. Insomma, riesci a immaginare come... Buon compleanno, piccola. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendila. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok. Valsa la pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non sei di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. Ok. Sulla Terra. Sì. Ditemi se non è stato un omicidiale sto pezzo, ragazzi. Raga, è stato micidiale. One day. Bellissimo, raga. Oh,
Aspetta. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato lì. Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare? Non perdo tempo io. Devi sempre farmi preoccupare. Vieni qui! No! Ehi, di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Geronimo! Non male. Ok, raga, andiamo avanti. Non so perché, raga, questo episodio ha il suo perché. Ehi, dammi una spinta. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Dai, eh. Forza. Vai. Non interrompo, ragazzi, vai. L'episodio in mezzo al museo. Cioè, torniamo da Ellie. Quella di adesso. Lo finiamo. Adesso dura 2 ore. Ops, mi sa che la porta non la puoi aprire. Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il tiro all'esterno. Ok. Ok, sta attento. Attenta tu. Dinosauri dappertutto. I killed for them. Dura la vita, eh? Ho ucciso per loro. Gli serviva un abbraccio. Non mi piace sto pezzo, raga. È troppo buio qui. I 4 stati a cancello, l'ultimo piangeva. Az. Oh, merda. Sapevo. La donna che abbiamo torturato è morta, soffocata dal suo sangue. Io sapevo. Eh no, adesso qua mi fanno creare, raga. Kidguran. Il ragazzo che si è lanciato nell'esplosione non ho potuto fermarlo. Ragazzi, ma chi è questo? Le persone nel furgone, le abbiamo chiuse dentro e scosparse di benzina. Ragazzi, ma che cosa stiamo... Matti da legare. Non c'è luce. Non c'è nessuna luce. Mica lui che scriveva. Volevamo mettere fine alle sofferenze. Volevamo salvare l'umanità. Ogni qualvolta sacrificavamo una parte di noi stessi. Il nostro leader ribadivo non ne varrà la pena. Ora ci siamo sciolti. I nostri peccati non sono valsi a nulla. Pensavo che venire qui avrebbe risvegliato qualcosa. Uno scopo. I miei genitori mi ci portavano spesso. È uno dei miei primi ricordi. Prima del contagio. Prima della crudeltà e della violenza. Ricordi che ora risvegliano solo altra rabbia. Non voglio più vivere in questo mondo. Non posso accettare quello che sono ora. Si è ucciso. Lupi. Stupidi animali finti. È un cinghiale. Ah, merda. Ma... Bugie. Bugiardi. Lì. Sono qui. Che diavolo era? Solo un animale. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio.
Forza.